anche per i lavori della conferenza e l'ordine del giorno, ci dobbiamo organizzare un po' diversamente, perché sennò poi rischia che tutto ricade sul sindaco e la giunta, ma che hanno ovviamente tempi e ritmi diversi, e diventa, diciamo, allora, senza per carità invadere i campi, perché poi è chiaro che l'agenda l'ha detta la giunta, non c'è nessun dubbio, il sindaco in prima persona, però ecco, cerchiamo di tirarci un po' fuori con questa, diciamo, organizzazione che ricordava la dottoressa, cioè una persona, un dipendente incaricato anche di occuparsi dei rapporti fra conferenza di capogruppo, il sottoscritto e la macchina. Poi adesso speriamo pure che con la partenza delle commissioni migliori, e altro lavoro, però migliori con un po' la conoscenza da parte di tutti, perché prima di portare il punto deve passare in commissione, quindi questo dovrebbe aiutare questo tipo di lavoro. Ma fuori per parte. Microfono. No. Allora, quindi pongo a votazione questo schema di convenzione per l'appalto del servizio di industrieria del comune di Poggio Milteto, così come illustrato e discusso, in modo poi da dar mandato agli uffici di procedere con le procedure, scusate il bisticcio di parole, di gara necessarie per affidare il servizio. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? All'unanimità. Immediata eseguibilità, dottoressa, anche di questo. L'immediata eseguibilità, così siamo più veloci, anche di questo atto. Chi vota contro? Chi vota a favore? Chi si astiene? All'unanimità anche di questo. Passiamo al punto successivo, che è la convenzione con il comune di Poggio Catino per il servizio di trasporto scolastico. Do la parola all'assessore Cristina per illustrarci, che insomma è la stessa illustrazione. Questa sì, è la stessa convenzione che abbiamo, di cui abbiamo parlato quando ci stava la conferenza dei capigruppo. È praticamente questa convenzione con il comune di Poggio Catino perché era scaduta, e questo che cosa consente? Consente agli alunni che non sono residenti nel nostro comune di poter usufruire dello scuolabus, e questo in base ad una circolare del Ministero dei Trasporti che è del 1997, il comune deve adibire gli scuole al trasporto dei residenti nel proprio territorio, invece attraverso delle convenzioni è consentito. Allora, poiché fra il comune di Poggio Milteto e il comune di Poggio Catino comunque ci sono dei bambini non residenti che usufruiscono del pulmino, c'è la necessità di porre in essere questa convenzione. E questa convenzione che cosa dice? Che il comune di Poggio Milteto è autorizzato ad effettuare il servizio di trasporto a mezzo scuolabus in favore degli alunni residenti nel comune di Poggio Catino e frequentanti le scuole di Poggio Milteto, e il comune di Poggio Catino è autorizzato ad applicare quanto convenuto al precedente punto 1 in caso di analoghe e reciproche condizioni. Dunque, il costo, forse il punto più interessante è questo del costo, perché è chiaro che poi le famiglie andranno a pagare sia il comune di Poggio Milteto che il comune di Poggio Catino, però i costi sono ridotti al 50% delle tariffe che sono stabilite dalle giunte comunali. Ecco, questo diciamo che forse può essere il punto più interessante. La presente convenzione ha durata di 3 anni che decorrono la sua sottoscrizione, salvo il recesso di una delle parti, con preavviso di 60 giorni. Grazie. Grazie, questa che avevamo già vista era l'unica che avevamo visto, che era già fornita, se non ci sono la metto quindi a votazione, quindi approviamo. Allora, approviamo la convenzione per il trasporto scolastico degli alunni non residenti con il comune di Poggio Catino, il cui schema è allegato alla presente deliberazione. Autorizziamo il responsabile del servizio a sottoscrivere la convenzione in conformità allo schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale di questa delibera, e poi con superata votazione dichiariamo anche l'atto immediatamente eseguibile. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Stessa votazione all'unanimità per l'immediata eseguibilità. Passiamo adesso all'aumento di capitale di Acqua Pubblica Sabina. Vale l'assessore Colli. Allora, anche questo, come sapete, come Poggio ha delle partecipazioni APS, Sabato e così. Così via. Su APS ne ha parlato il presidente Rinaldi, anzi se vuole intervenire su questo punto, perché l'ho visto condurre delle assemblee nell'occasione con molta facilità, anche non c'è problema. Sostanzialmente qual è la questione? Che il consiglio di amministrazione di APS ha deliberato giusta delega, scusate, un aumento di capitale da 50.000 euro circa a 500.000.
ovviamente noi siamo soci in una certa percentuale, tutti i soci hanno diritto di coprire il gap dell'aumento di capitale per non vedere la propria partecipazione sociale diminuita. In questo modo il comune di Poggio Mirteto partiva da 1664 azioni, valore nominale un'azione 1 euro, e passerà in questo modo a 15.594 con una, diciamo, differenza, con un delta di 13.930. Ovviamente un euro, un'azione, questi 13.930 da qualche parte devono essere presi. Non, diciamo, questa spesa, semplificando, non è che se ne farà carico il comune, ma lato 3, che è l'ambito di... che è l'ambito territoriale ottimale che riguarda il nostro, diciamo, bacino idrico, e di conseguenza per il comune ci sarà sostanzialmente una partecipazione in percentuale uguale a PS, ma non avrà un, diciamo, un esborso di denari per coprire queste 13.000 azioni. Tutto qui. Grazie assessore, ci sono richieste di intervento su questo punto? Lui. Ovviamente qui lo dicevamo già in conferenza dei capigruppo, come ci ha spiegato l'assessore Colli, c'è una necessità, perché proprio per quel piano di investimenti di cui vi parlavo c'è bisogno di capitalizzare le società, perché non puoi andare, diciamo, con le banche, con i fornitori, con 50.000 euro, perché diventa un po' difficile, insomma. È chiaro che qui c'è stata molta fantasia amministrativa sia per la costituzione della società, che magari, ecco, non lo scrivo proprio così, dottoressa, sia per l'utilizzo, perché tutti i comuni del lato hanno dei residui attivi, degli avanzi di amministrazione nel lato, di soldi che i comuni hanno dato negli anni al lato. Questo lato sapete che ci ha messo molti anni per far partire il servizio di idrico integrato, e quindi si è pensato di utilizzare quell'avanzo di amministrazione del lato sia per costituirla la società, cioè per prendere i primi 50.000 euro ovviamente in proporzione, e sia adesso per fare l'aumento di capitale che ci auguriamo permetterà anche a questa società, al netto di tutte le problematiche che abbiamo detto prima, di operare in maniera più strutturata sul mercato, nei rapporti con le banche, nei rapporti con i fornitori, per le gare d'appalto che deve affrontare. Okay. Questo ovviamente riguarda tutti i comuni che fanno, e anche la provincia se utilizzerà, però con la provincia non so dove prenderà le risorse, perché la provincia, contrariamente, no, perché la provincia no, non ha versato al lato, sei comuni che hanno versato al lato, la provincia no. Va bene. Se non ci sono richieste, metto a votazione e poi mi dite come votate. Allora, quindi deliberiamo di autorizzare sin d'ora l'esercizio del diritto di opzione riservato agli azionisti e conseguentemente la sottoscrizione da parte del comune di Poggio Mirteto, come ci ha illustrato l'assessore Colli, di 13.930 azioni di nuova emissione di APS, per un importo pari a 13.930, al netto delle 1.664 azioni già in possesso di questo ente, e così per un totale di 15.594. Di dare atto, per le ragioni esposte in premessa, che al versamento della somma provvederà entro il 31 dicembre, perché è stato prorogato il termine, ATO 3 Lazio Centrale Rieti, in forza della giusta decisione della conferenza dei sindaci e dei presidenti del 6 ottobre 2017. Giusta, della decisione della... Sulla giusta... Di dare mandato al responsabile del settore secondo di dare attuazione al presente deliberato, di trasmettere questo atto, anche questo, alla Corte dei Conti e all'autorità garante della concorrenza e dei mercati ai fini di cui l'articolo 5,3 del decreto legislativo 175... E basta, c'è il parere del revisore, niente, quindi lo metto a votazione. Qui c'è la nota che ci hanno fatto quelli di APS, diciamo, per dare ulteriori spiegazioni, ma sostanzialmente sono quelli che ci siamo detti in conferenza dei capigruppo. Allora, chi vota a favore di questa delibera, chi vota contro, chi si astiene, 4 astenuti. Immediata eseguibilità anche di questo atto? C'era scritto così, va bene, facciamo l'immediata eseguibilità anche di questo atto, così siamo più veloci. Chi vota per l'immediata eseguibilità?
come sopra, 4 astenuti e gli altri presenti, tutti favorevoli. Allora, adesso l'ultimo punto all'ordine del giorno è questa della presa d'atto sostanzialmente di come si andranno a comporre le commissioni consigliari. Voi ricorderete che noi abbiamo determinato nel numero e nei componenti la scorsa volta. Oggi praticamente andiamo a formalizzare, il segretario prenderà nota che in questa delibera noi abbiamo la nota del gruppo consigliare Solidarietà e Progresso a firma della capogruppo avvocato Serena Di Giacobbe, che ci comunica in qualità di capogruppo i componenti delle rispettive commissioni permanenti e speciali. Allora, prima commissione permanente, che ha l'oggetto bilancio, patrimonio, assetto del territorio, ambiente, lavori pubblici e manutenzioni, viabilità e sport, saranno per il gruppo di maggioranza i consiglieri Giulia Colangeli, Adriano De Santis e Serena Di Giacobbe. Seconda commissione permanente, che ha per oggetto cultura, scuola, servizi demografici, servizi sociali, turismo, attività produttive, i consiglieri Adriano De Santis, Giulia Colangeli e Sara Paolini. Poi la prima commissione speciale, che ha oggetto la sanità, oltre al sindaco, che ovviamente essendo autorità sanitaria locale ne è di diritto, come fra l'altro in tutte le commissioni, i consiglieri Adriano De Santis, Serena Di Giacobbe e Sara Paolini. Seconda commissione speciale, aventi per oggetto le varie opportunità, sempre Giulia Colangeli, Serena Di Giacobbe e Sara Paolini. Questo per il gruppo di maggioranza. Poi io ho qui, ne manca uno però? Manca uno. Ah, ce lo dice a voce. Vabbè, ce lo dice a voce, uguale, dai, non è che non è stata una figura di... Adesso io intanto dico, per quanto riguarda il gruppo consigliare, noi per Poggio e Mirteto, prima commissione permanente, non la ripeto, Alberto De Santis. Seconda commissione permanente, Natascia Paselli. Prima commissione speciale, cioè sulla sanità, Alberto De Santis. Seconda commissione speciale sulle pari opportunità, Natascia Paselli. Per l'altro gruppo di minoranza, se me ne ricordi tu, perdonami. Quindi la prima commissione permanente, impegno comune, la prima commissione permanente, prima commissione permanente Rachele Tassi, seconda commissione permanente Andrea Fattozzi. Poi alla commissione speciale sanità Rachele Tassi, alla seconda, alla pari opportunità ci mandiamo, no, scherzi. Anche io, vabbè, appunto, ci mandiamo su Fantozzi. Quindi speciale sanità, Tassi. Sì, e commissione speciale di varie opportunità? Chi era? Fantozzi, no, ma io sto scherzando, no, poi no, perché ma che punti pare c'è adesso? Non mi fa, poi dopo mi danno del sessista. Scusa. E appunto, varie opportunità tu vuoi, non è che uomini e donne. Bene, allora, convocheremo a breve una capigruppo per fare il l'ordine del giorno, ecco, perfetto, e discuteremo. Certo, no, io infatti scherzavo, a ridere così. Quindi orientativamente, sindaco, ci dicevi? No, dicevo che un'altra puntata importante, oltre all'ultimo che ci siamo detti questa sera, che i punti abbiamo rinviato, sono anche quello del bilancio consolidato, giusto, assessore? Noi su questo proposito sono state inviate, in questo caso chiedo conferma, ma insomma tutti quanti le comunicazioni del deposito, del deposito degli atti, ok, e dal 18, come sapete, cioè, deve passare un tempo per ordinare 20 giorni, quindi diciamo orientativamente il 7 di novembre, diciamo la prima data utile. Lì, al di là della conferenza, no? Sì, diciamo, c'è Ecomondo a Rimini, dove tra l'altro pure il Comune Poggio Mirteto partecipa, quindi la settimana dopo è andata già bene. Perché abbiamo delle scadenze, come sapete, però ecco, vedremo adesso questo. Magari convochiamo subito la conferenza di capigruppo e poi cerchiamo di avviare subito le commissioni, queste le convocheremo. Le convocheremo. Sì, ma le commissioni. La prima convocazione della commissione. Perché il regolamento si autoconvoca, ma sono Vabbè, con il sindaco, l'operaio. Aspetta un attimo che lei dovrà andare con il sindaco. Ah, fatemi vedere, non c'è la
Allora, è convocata dal Presidente del Consiglio entro 15 giorni da oggi. Da oggi, perfetto. Allora, la prima riunione si elegge il Presidente della Comunicazione. E poi succederà. Sì, io se vuole, guarda, allora stiamo tutti qua, se mi dite cerchiamo un giorno che la convochiamo, io non c'ho, oggi è 24, vogliamo fare lunedì 28 la prima, per me la non ci stai? No, le convochiamo tutte e due, tutte e due insieme, facciamo, tanto sempre tardo pomeriggio, se volete, sempre tardo pomeriggio, sì, voi ce la vedrai, ma tanto lei ci dice, io non ti credo. Va bene martedì 29 per tutti, anche per la maggioranza, dopo cena la convocazione, io le convocherei tutte e due. È bello, anche 21. Va bene, perché sarà martedì 29 si pensava. Eh sì, tanto. È solo per la, diciamo, l'insediamento e voi al vostro interno nominate i presidenti. 29 alle 7, sì. Ah, sì, sì. Vabbè. No, visto che loro vogliono cena, c'è io se prima di cena per me. Alle 7, dai, alle 19, martedì 29 alle 19, dai. Passi, dai, vabbè. 7 e mezza va bene uguale, dai. Il martedì 29, mi ha detto. Alle 7:30, dai, 7:30, ma pure che va bene. Senti, la posso dare per convocare, non vi mando la convocazione. Martedì 29 alle ore 19:30, va bene? Ciao a tutti, grazie.